Ciao a tutti, ieri abbiamo visto il concetto di rango, in particolare abbiamo visto come trovare il rango di una matrice con la tecnica dei minori. Oggi andiamo a vedere come si fa a trovare il rango utilizzando l'algoritmo di Gauss. Innanzitutto dovete sapere che l'algoritmo si basa su tre operazioni elementari sulle righe. L'algoritmo ci dice che è possibile scambiare due righe tra di loro. Moltiplicare un'intera riga per uno scalare, ovvero un numero non nullo, cioè diverso da zero. Sommare ad una riga un multiplo di un'altra riga. Queste tre operazioni non modificano il rango della matrice. Il mio obiettivo quindi è utilizzare l'algoritmo di Gauss per trasformare la matrice di partenza in una matrice a scala ottenuta attraverso queste tre operazioni che ha lo stesso rango, proprio perché l'algoritmo ci assicura che queste tre operazioni non cambiano il rango della matrice. Partiamo come sempre da un esercizio semplice. Questa è la matrice che abbiamo visto ieri. È una matrice 4x3, quindi al massimo il rango sarà 3. Ieri abbiamo visto, con il metodo dei minori, che il rango era 2. Andiamo a vedere con l'algoritmo di Gauss come ottenere lo stesso risultato. Ricordatevi bene le tre possibili operazioni, che abbiamo detto non cambiano il rango della matrice. Partiamo con la prima operazione. Noto che la prima riga e la terza sono proporzionali. Quindi la prima riga la riscrivo e al posto della terza faccio questa operazione. Moltiplico due volte la riga 1 e la sottraggo alla riga 3. Il risultato lo vado a mettere nella riga 3, quindi nella riga 3 scrivo 2 volte riga 1, quindi 2 per 1, 2, meno riga 3, 2 meno 2, 0. Di nuovo, 2 volte la riga 1, quindi 2 per 2, 4, meno 4, 0. 2 volte la riga 1, 2 per 1, 2, meno 2, 0. Poi abbiamo detto che anche la riga 4 si ottiene dalla prima moltiplicando per 6. Quindi al posto della riga 4 faccio questa operazione. Moltiplico per 6 la riga 1 e la sottraggo alla riga 4. Questo vuol dire 6 per 1, 6, meno 6, 0. 6 per 2, 12, meno 12, 0. 6 per 1, 6, meno 6, 0. La seconda riga, invece, cosa faccio? Voglio fare in modo che la seconda riga abbia il primo elemento 0, perché voglio ridurre la mia matrice a scala. Abbiamo detto, una matrice a scala è fatta proprio a scalini, cioè ha gli elementi nulli sotto la diagonale principale, come abbiamo visto nel video delle proprietà dei determinanti. Quindi la riga 2, cosa faccio? 4 volte la riga 1 meno la riga 2. 4 per 1, 4, meno 4, 0. 4 per 2, 8, meno 6, 2. 4 per 1, 4, meno 2, 2. Ho ottenuto una matrice a scala, molto più facile della prima, perché a questo punto io ho due righe nulle, quindi è come se non ce le avessi. È come se avessi una matrice di due righe e tre colonne, per cui il rango al massimo sarà 2. Basta prendere un minore di ordine 2 diverso da 0, come per esempio questo. Questo ha determinante 2 diverso da 0, deduco quindi che il rango di A è uguale a 2. Quindi con l'algoritmo di Gauss non devo andare a trovare tutti i determinanti delle sottomatrici, ma devo semplicemente trasformare la matrice di partenza in una matrice a scala, possibilmente con più righe possibili uguali a 0, di modo da andare a trovare lì un minore diverso da 0. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho una matrice 4x4. Questo vuol dire che il rango al massimo è 4. Col metodo dei minori sarebbe un po' lungo andare a trovare il rango, perché dovrei andare a trovare il determinante di questa matrice 4x4. Se è diverso da 0, deduco che il rango è 4. Se è uguale a 0, devo andare a prendere un qualsiasi minore di ordine 3 e vedere che sia diverso da 0. Se tutti i minori di ordine 3 sono uguali a 0, allora deduco che il rango non è 4, non è 3. Potrebbe essere 2. Quindi vado a vedere un minore di ordine 2. Se questo è diverso da 0, sono felice e deduco che il rango è 2. Se tutti i minori di ordine 2 sono uguali a 0, allora concludo che il rango è 1. Come potete vedere, questo procedimento è piuttosto lungo. Vediamo come, grazie all'algoritmo di Gauss, facciamo più veloce a trovare il rango. Vi ricordo che l'obiettivo è ridurre
questa matrice di partenza ad una matrice a scala. La prima riga, come sempre, la ricopio. La seconda riga vorrei avere 0 qui, al posto di 1. Quindi cosa faccio? La sottraggo con la prima. 1 meno 1, 0. 3 meno 0, 3. 0 meno 1, meno 1. 0 meno 2, meno 2. Allo stesso modo, anche qui vorrei avere nella terza riga 0. Quindi sottraggo riga 3 e riga 1. 1 meno 1, 0. Meno 3, meno 0, meno 3. 2 meno 1, 1. 4 meno 2, 2. Allo stesso modo, anche nella riga 4, non voglio avere 2, ma voglio avere 0, perché devo ridurre la scala. Cosa faccio? Pensateci un po'. Riga 4 meno 2 volte riga 1. Come potete vedere, sto utilizzando sempre la riga 1 nelle mie operazioni per annullare il primo termine. Quindi 2 meno 2, 0. 3 meno 0, 3. 1 meno 2, perché devo moltiplicare questa riga per 2. 1 meno 2, meno 1. 2 meno 4, meno 2. Ok, continuiamo con le operazioni, perché vorrei avere 0 anche qua sotto per ridurre la scala. La prima riga e la seconda a questo punto le ricopio. Quindi il primo passaggio da qui a qui ho ricopiato la prima e ho fatto le operazioni nelle altre righe in modo da ottenere 0 nella prima colonna. Al secondo passaggio ricopio le due righe e vado a fare le operazioni nelle altre due in modo tale da ottenere 0 qui. Questa volta è facile perché io noto che la riga 2 e la riga 3 sono proporzionali. Precisamente questa si ottiene dalla terza moltiplicando per meno 1. Quindi cosa faccio? Sommo le righe tra di loro. Al posto della riga 3 scrivo il risultato di riga 3 più riga 2. 0 più 0, 0. Meno 3 più 3, 0. 1 meno 1, 0. 2 meno 2, 0. Questa volta nella riga 4 noto una cosa, che è uguale alla riga 2, e quindi le sottraggo. 0 meno 0, 0. 3 meno 3, 0. Meno 1 meno meno 1, attenzione ai segni, meno 1 più 1, 0. Meno 2 meno meno 2, 0. Ho ottenuto una matrice a scala, in particolare ho ottenuto due righe nulle, quindi per me è come se queste non ci fossero, le nascondo, quindi ho una matrice di due righe e quattro colonne. Il rango può essere al massimo 2. Prendiamo un minore di ordine 2, per esempio questo. Il determinante di questa sottomatrice 2x2 è 3, che è diverso da 0, e quindi deduco che il rango di A è uguale a 2. Perché? Perché il rango di questa matrice è 2, e sappiamo, grazie all'algoritmo di Gauss, che il rango di questa matrice ottenuta attraverso queste operazioni è identico al rango della matrice di partenza. Piccola parentesi, se qua ottenevamo una sola riga nulla, per esempio così, e qui a scala avessi avuto una matrice così, in questo caso io facevo sparire questa riga, e quindi la matrice era 3x4, e quindi il rango poteva essere al massimo 3. Grazie al fatto che avevo ridotto la matrice a scala, deducevo subito che il rango era 3, perché mi bastava prendere questa matrice. Questa sottomatrice 3x3 ha determinante diverso da 0 perché è una matrice triangolare. E se avete visto il video sulle proprietà dei determinanti, sapete che il determinante di una matrice triangolare si trova moltiplicando gli elementi della diagonale principale. 1 per 3 per 7 fa 21, è diverso da 0, e quindi se avessi ottenuto una matrice di questo tipo, deducevo che il rango era 3. Capite l'importanza di ottenere una matrice a scala? Perché così è più facile trovare il rango. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli.
E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.